the truth. Mi dispiace che devo fare il video di notte, però oggi sono qui per parlarvi di calciomercato Lazio. Oggi finalmente è arrivata l'ufficialità di Muricy alla Lazio, un ottimo attaccante, alto 1,94 m e per un peso di, mi sembra, 90 kg. Poi era un attaccante che ci serviva, bravo a colpire di testa, che non lo avevamo. E mi dispiace che Caicedo vada via perché aveva fatto molto bene questa stagione. Poi era anche molto fisico, quindi poi se va via Caicedo, poi avremo un attacco con Immobile, Correa e Muricy, che è stato pagato di circa 18 milioni dal Fenerbahce. E poi è strano però che lo Tito spenda così tanto, speriamo che, perché di solito, cioè, noi laziali non siamo abituati a spendere tanto. Poi percepirà uno stipendio di 2 milioni circa all'anno, quindi abbastanza per gli stipendi della Lazio, che lo Tirchio vuole sempre spendere poco, anche sugli stipendi, vuole sempre risparmiare. Poi comunque dopo, se va via Caicedo, restiamo con tre attaccanti e quindi poi bisognerebbe prendere un altro, quindi secondo me non ha senso. Cioè io terrei Caicedo per affiancare magari a Immobile o Muricy o Correa. Se va via Caicedo, che un po' dispiace, l'attaccante giusto secondo me può essere anche Mayoral del Real Madrid, però è difficile perché lì il Real Madrid spara alto, quindi non si sa. Poi Kumbulla sembra, cioè negli ultimi giorni sembra che l'Inter sia in vantaggio, quindi non so se arriverà. Poi Fares e David Silva dovrebbero arrivare, dovrebbero arrivare anche l'ufficialità entro pochi giorni. Quindi poi con Fares, Muricy, poi magari trattenendo i migliori, Milinkovic, poi ad esempio anche prendendo Kumbulla, e poi dobbiamo ricordare che ci arriva Escalante, che avevamo preso ancora tempo fa, e nel caso riuscissimo anche a prendere Mayoral, poi magari probabilmente se va via Caicedo, potrei dire che abbiamo fatto un ottimo mercato. Anche poi se, è probabile che farò anche un video, e poi quando darò il voto ad ogni calciomercato di ogni squadra più avanti, quindi poi vedrete cosa ne penso. Penso che il prossimo anno possiamo fare molto bene con questi acquisti, quindi se volete. Poi secondo me Muricy è un buon giocatore, che è proprio quello che ci serviva in questa Lazio, anche perché poi Immobile non si tocca. Poi Muricy è anche un calciatore che non sa solo segnare, ma sa anche far segnare, e quindi sarebbe l'ideale per la Lazio. Così magari, cioè, perché alla fine il bomber noi ce l'abbiamo già, che è Ciro Immobile. Quindi probabilmente poi giocherebbe Correa affiancato ad Immobile. Poi però con in panchina avresti due ottimi attaccanti, Muricy e anche poi Mayoral, se arriva, altrimenti se tratteniamo Caicedo, lui poi Bobby Adekanye io lo manderei in prestito, perché adesso non potrebbe mai giocare, ma non deve andare in prestito in squadre come Fiorentina, perché comunque non gioca. Secondo me dovrebbe andare a giocare in squadre di Serie B, oppure all'estero, che per farsi le ossa. Poi comunque a centrocampo dovremmo trattenere ovviamente anche Parolo, che sembra aveva un'offerta dal Parma, che però resterà sicuramente. Poi
Anche Milinkovic dovrebbe essere facilmente trattenibile, perché adesso che facciamo anche la Champions. Ad esempio Immobile ha rifiutato offerte molto allettanti con cifre alte anche di stipendio, ma lui ha voluto restare alla Lazio e questo possiamo dire che quello che sta facendo Inzaghi da quando è arrivato lui nel 2015-2016 è un progetto molto serio che pure con Lotirchio che pagando poco siamo riusciti ad amalgamare bene la squadra e proporre un buon calcio. E secondo me in giro di pochi anni Lazio potrà veramente lottare per i primi posti in Europa. Quindi detto questo, non so perché non riesco su tutti i video a scrivere dei commenti. Comunque supportate i video e il canale, quindi condividete i video, mettete like e ci vediamo in un prossimo video.